Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti a noi oggi. Buongiorno. Io sono Thierry Bignamini, con me c'è Giada Grimaldi e come avete visto abbiamo intitolato questo webinar in modo forse un po' pretenzioso, se volete, il futuro del video advertising oltre i confini del pre-roll. E perché abbiamo deciso di dare questo titolo? Perché appunto, vogliamo mostrarvi una serie di soluzioni pensate per il nuovo ecosistema della pubblicità video e in particolare abbiamo scelto di partire così con questa partenza un po' tamarra con un formato dedicato al mondo delle connected TV e dedicato a rendere interattive le connected TV. Perfetto, grazie Pierre. Allora, questo è il nostro nuovo formato, quello che vi abbiamo appena mostrato, che è chiamato Interactive Multiscreen, un formato nato e pensato per le Connected TV. È un formato, appunto, come abbiamo visto da questo video aumentato da un QR code. Una volta scansionato questo QR code, si atterra su un mini sito dedicato, una landing dedicata, che è parte integrante del formato stesso, come andremo a vedere tra un po'. In ogni caso, perché questa slide, il futuro è adesso? Beh, perché sembra uno scenario abbastanza futuristico, oh wow, un formato per le Connected TV. In realtà non lo è, perché le Connected TV ormai fanno parte della vita di tutti i giorni. Anzi, se vogliamo essere un pochino più precisi, secondo uno studio condotto da Magnite, nel 2021 l'85% della popolazione italiana ha utilizzato almeno una volta in un mese una Connected TV e più della metà di questi ne fa uso giornalmente. Quindi pensate al grande impatto che può avere questo formato attualmente nel contesto attuale. Ovviamente la grande innovazione di questo formato sta nella possibilità di interagire con esso e come lo si fa? Andando a scansionare il QR code con un secondo device. Infatti possiamo dire con abbastanza sicurezza e senza esitazione che ormai siamo diventati tutti second screeners. Se vogliamo essere più precisi, il 79% degli utenti ormai quando guarda la TV ha in mano un altro device, che sia uno smartphone o un tablet, e quindi fondamentalmente, soprattutto durante lo spot pubblicitario, l'attenzione dell'utente è divisa tra due o più schermi. Quindi questo Interactive Multiscreen, questo nuovo formato, è davvero interessante in quanto basta semplicemente, fondamentalmente, andare a sollevare il secondo device che si è in mano, inquadrare il QR code e quindi interagire col formato stesso per accedere sulla landing dedicata. Per cui è già questo un elemento veramente, veramente importante, è un elemento molto potente. E come ben sappiamo, ovviamente la soglia di attenzione degli utenti è molto bassa. È necessario quindi cercare di catturare al meglio l'attenzione dell'utente nel breve lasso di tempo che è disposto a dedicarci. E questo è importante non solo per lo spot pubblicitario, ma anche per la landing, appunto, che si raggiunge. Quindi, come dicevamo prima, questo formato è composto proprio anche da una landing page che in introduzione vi dicevo è parte integrante del formato stesso. Perché? Perché deve essere innanzitutto una landing ottimizzata per raggiungere l'obiettivo, che può essere consideration, awareness, conversion e così via, ottimizzata per raggiungere questo obiettivo nel breve lasso di tempo di uno spot pubblicitario. Ed è per questo appunto che bisogna andare dritti al punto, come cita questa slide. Non è, anzi, è importante che l'utente atterri direttamente sulla pagina della promozione che si sta promuovendo e il fatto che magari l'utente atterri sulla home page del sito sicuramente non aiuta perché l'utente dovrà fare una serie di passaggi per raggiungere appunto questa pagina di promozione e nel fare questi passaggi fondamentalmente l'utente si perde. Quindi è necessario andare dritti al punto, ribadiamolo, è molto importante. Qual è il contesto in cui si inserisce questo formato? Il contesto è un contesto molto frammentato perché il mercato delle Connected TV è davvero frammentato, come ben sappiamo, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista editoriale dell'audience.
Sotto questo ultimo secondo punto di vista, come ben sappiamo, in passato per raggiungere il 100% dell'audience bastava mandare in onda il proprio spot pubblicitario su quei 6-7 canali generalisti, insomma, della TV generalista, quindi Rai, Mediaset e magari qualche canale maggiore tra quelli minori. Oggi invece abbiamo una grandissima quantità di app, device, abbonamenti e la maggior parte della popolazione non possiede, anzi praticamente nessuno possiede l'abbonamento a tutte le piattaforme. C'è chi ha Netflix e Amazon Prime Video, chi ha Disney Plus ma non ha Netflix, chi ha HBO Now, ESPN ma non ha le altre piattaforme. Quindi è necessario che una pianificazione per raggiungere il maggior numero di utenti possibili consideri molti device, molti player differenti. Questa frammentazione ovviamente si ripercuote anche dal punto di vista logico, perché ovviamente questa grande quantità di app, device e piattaforme rende difficile raggiungere, accedere al traffico, utilizzare questi formati impattanti, questi formati particolari, ma rende ancora più difficile tracciare le interazioni e le performance. Il formato interactive multiscreen che vi abbiamo presentato risolve in parte queste problematiche. Possiamo infatti definirlo un formato versatile. Perché? Perché è un formato MP4, un video MP4 che può essere praticamente utilizzato da chiunque, aumentato da un QR code, come dicevamo, e si accede poi ad una landing page. Sì, poi la cosa che va detta è che proprio perché si tratta di un formato che parte da un video MP4, noi lo abbiamo ideato pensando al mondo delle Connected TV, ma le Connected TV sono soltanto l'inizio. In realtà è un formato che si presta a qualunque media basato sul video che non ha nativamente una forma di interazione o che, come nel caso delle Connected TV, ce l'ha, ma mediata da un'interfaccia scadente, se posso dire così, come il telecomando, che rende molto difficile l'interazione vera col, si scaricano le pile. Col formato. Si scaricano le pile, è lento, è fastidioso da usare. Però, appunto, la TV è un esempio, può essere la TV moderna, tra virgolette, quella delle Connected TV e delle app, ma può essere anche la TV lineare tradizionale e può essere anche uno schermo piazzato nel mondo fisico, il digital out of home. Magari qualcuno di voi che è vecchio come me si ricorda alcuni esperimenti di second screen, anche di grande successo per certi versi, che erano basati sull'audio. Ecco, in questo caso non c'è nemmeno bisogno dell'audio, perché l'interazione con il QR code può essere appunto fatta attraverso uno schermo che stia in strada, all'aeroporto, in stazione, purché l'utente possa avvicinarsi abbastanza da fare la scansione. Se avete provato prima, se non avete provato, lo rimandiamo anche alla fine del webinar il video, così potete provarci. Ha funzionato anche all'interno di una presentazione PowerPoint, che è quella che state vedendo. Però la cosa importante è, attenzione, il formato non si conclude con il QR code. Quella è una cosa banale, tra virgolette, quello è il punto di partenza. Il formato si conclude con la pagina di atterraggio ottimizzata e pensata specificamente per quella campagna, per quel prodotto, e si conclude nel momento in cui l'utente ha compiuto l'azione che ci aspettiamo che compia, che può essere semplicemente scoprire che esiste un nuovo dentifricio, ma può essere prenotare il test drive della macchina, può essere compilare un form per partecipare all'estrazione di un gioco, può essere qualsiasi cosa. Ora, come funziona questa cosa? Ci sono due possibilità per utilizzare questo formato. La prima, che se conosco un po' il mercato italiano, è quella che la maggior parte di voi apprezzerà, in cui siamo noi e Weborama a aiutarvi a costruire il formato, il che non significa che siamo diventati un'agenzia creativa, purtroppo, non significa che andiamo noi sul set a girare lo spot, questo no, ma significa che noi partiamo da uno spot tradizionale, se vogliamo, e lo trucchiamo, si potrebbe dire in gergo meccanico, in modo da trasformarlo in un'altra cosa, trasformarlo in un formato appunto interattivo
e costruiamo soprattutto tutta la parte di che viene dopo la scansione del QR code, quindi la landing page o il mini sito. Questo ovviamente è la cosa più semplice per molti clienti, servono relativamente pochi asset, serve il video e serve qualche elemento grafico, perché quelli ci vogliono, i loghi banalmente devono essere quelli del cliente, non ce li possiamo inventare noi, ma poi siamo noi ad operare. E questa è appunto la modalità più semplice per entrare, ma quella più interessante secondo me è il Weborama Creative Studio. Weborama Creative Studio, che è una piattaforma che abbiamo lanciato, in realtà che abbiamo acquisito un annetto fa, e che è una cosa di cui io sono particolarmente orgoglioso e particolarmente contento, perché finalmente, lo dico da utente in questo caso, non lo dico da rappresentante di un'azienda, finalmente è uno strumento per costruire dei rich media principalmente basati sul video, ma poi vedremo non necessariamente, in modo davvero semplice. E per davvero semplice intendo dire che non c'è bisogno di avere una competenza tecnica, di conoscere la programmazione, l'HTML, capire la parte tecnica del digital advertising, quantomeno sì, magari sapere di cosa sta parlando, ma non serve essere dei tecnici, e soprattutto non serve, ed è questo di cui sono particolarmente felice, non serve nessuna competenza tecnica particolare per quanto riguarda la grafica, l'editing video, basta solo un po' di gusto, diciamo, perché poi è un'interfaccia che può essere assimilabile a un Photoshop, ma meglio ancora a un Canva, perché è veramente molto semplice drag and drop, in cui voi, nel momento in cui avete accesso a questa piattaforma, potete costruire i vostri formati. I vostri formati che possono essere quello che abbiamo visto all'inizio, l'interactive multiscreen, quindi il mio pre-roll, gli costruisco intorno alla skin, genero il QR code e lo inserisco, costruisco la landing page, eccetera, ma possono essere tutta una serie di altri formati, perché, insomma, io vi ho detto all'inizio, abbiamo deciso di intitolare questo webinar Il futuro del video advertising, e vi ho fatto vedere un formato solo, dici ci stai prendendo in giro, non è il futuro questa roba, è un pezzettino del futuro. E infatti non è solo lì il futuro è una serie di formati pensati per ridare al advertising video o su piattaforme video, come adesso vedremo, quella forza che ha un po' perso proprio per i motivi che ci dicevamo, cioè sto guardando la TV, c'è la pubblicità, prendo in mano il telefono e mi distraggo e la TV non la vedo, sto guardando un video su internet, c'è il pre-roll, se posso skippare schippo, se no mi alzo e vado a riempirmi un bicchiere d'acqua, no? Per cui la necessità di trovare delle nuove leve per catturare l'utente. Il primo formato è di nuovo un formato particolare, in questo caso dedicato a quelle piattaforme video digital, per cui pensate per essere fruite da un computer o da un cellulare più che da una TV, che però mandano dei contenuti in diretta. Contenuti in diretta che non si può o non si vuole interrompere, perché come in questo caso una partita di tennis io non posso interromperla quando pare all'inserzionista per mandare uno spot, perché se in quel momento in cui mando lo spot c'è lo scambio che chiude la partita, gli utenti mi vengono a cercare quei forconi, giustamente. E allora abbiamo pensato di replicare sul digital un formato che, per chi è abituato a vedere lo sport in televisione, non è particolarmente nuovo, no? Io sto guardando la partita di tennis o la gara delle moto, a un certo punto vedo che il contenuto si rimpicciolisce e sul lato compare una specie di skin che mi dice compra questa nuova macchina, compra questo aperitivo, passa a questo gestore di energia elettrica. Solo che appunto in TV è una banale tabellare, banale, insomma, è una tabellare, compra la macchina, finito. Il vantaggio che può dare questo formato in un mondo digital, fondamentalmente da un computer o da mobile,
è che io posso interagire. Qui vediamo un esempio reale, questo non è un mock-up, diversamente da quello che avete visto prima, questo è un esempio che è realmente andato in onda, France Television, che sui suoi siti trasmette Roland Garros, in diretta, tutto il giorno, durano una vita le partite di tennis. Engie, azienda di energia, ha deciso di utilizzare questo formato che si chiama Skin Roll per fare un giochino in cui l'utente, con la scusa di vincere un Fitbit, sostanzialmente gli dava il numero di telefono per poi essere contattato per cambiare il gestore di energia elettrica, appunto. Bene, una cosa che a me stupisce è che hanno raccolto più di una decina di migliaia di contatti, il che significa intanto una decina di migliaia di persone disposta a farsi telefonare da un'azienda elettrica. A me questo stupisce sempre, ma vuol dire 10.000 persone che stavano guardando la partita del Roland Garros e che non hanno percepito questa roba come uno spot che rompe le balle, scusatemi il francesismo, ma siamo un'azienda francese, me lo posso permettere, una cosa che rompe le balle, che mi interrompe, uffa, io stavo vedendo la partita e c'è la pubblicità. No, l'hanno percepita come un mentre guardo la partita, magari questo scambio non è proprio il momento più epico della partita, una roba interlocutoria in cui stanno un po' palleggiando, vedo che c'è la possibilità di vincere un Fitbit, interagisco, e in tutto questo si è creata una associazione positiva tra sto guardando la partita, che bello, sono contento che sto guardando la partita, Angie mi vuole regalare un Fitbit e per giunta non ha neanche interrotto la mia partita. È un ottimo risultato, abbiamo grandi prestazioni dal punto di vista della performance e grandi prestazioni anche dal punto di vista proprio della percezione del brand, che è molto importante. Come vi dicevo, però, con il Creative Studio si possono fare n cose diverse, soprattutto quello che si può fare è, per tornare al paragone di prima dell'officina meccanica, truccare i formati ormai più classici e meno interessanti. Il pre-roll, onestamente, siamo tutti in questo mercato, siamo tutti persone di pubblicità, il pre-roll è una roba che, perché attiri la nostra attenzione, o deve essere veramente forte, divertente, bella la campagna, o magari fastidiosa in alcuni casi la campagna, allora mi rendo conto che lo sto vedendo, se no è, vabbè, quella roba, quei 5 secondi che devo vedere prima che venga fuori il bottone skip, ma mi passano davanti come se fossero trasparenti, no? Ecco, con il Creative Studio è possibile creare dei pre-roll un pochino più interessanti, in molti modi. Quello che vedete qua in questa slide è uno degli esempi, che però era particolarmente carino da vedere, si chiama Multivideo, non ha un nome particolarmente stupefacente, ed è esattamente quello che dice, cioè una campagna che aveva in questo caso 4 soggetti. Benissimo, anziché fare 4 soggetti che vanno a rotazione dividendo al 25% la pressione sui 4 soggetti e poi vediamo che è andato meglio, no, io li metto tutti e 4 insieme, lasciando che sia l'utente a decidere che cosa vuole vedere. Ora, in questo caso c'è una scusa che funziona particolarmente bene, perché qui stiamo parlando della distilleria Kraken, che ha deciso di presentare 4 diverse ricette di cocktail con il loro gin. Benissimo, io vengo esposto a questa campagna perché, avendo 40 anni, sono nella fascia demografica di quelli che bevono il gin, a quanto pare. Benissimo, io vengo esposto a questa campagna qua. Se nello scenario classico i 4 pre-roll che girano al 25%, io mi becco quello del gin tonico, onestamente il gin tonico ho imparato a farlo a 14 anni, non mi interessa più di tanto, schippo, no? Però ecco qua, io vedo, pur non essendo un grande bevitore di gin, vedo un cocktail a base di caffè, mi incuriosisce. Adesso purtroppo questa è una screenshot e non posso andare a vederlo, ma io onestamente cliccherei su The Cracoffee per vedere come è fatto
questo cocktail col caffè, oppure su uno degli altri, insomma, secondo di quello che mi interessa. E questo, ovviamente, quando la campagna è una campagna che si presta, per cui ci sono quattro soggetti che raccontano quattro storie diverse, è molto efficace. In altri casi non è questa la cosa che può essere efficace, ma sono altre. Può essere inserire un carosello di foto, può essere inserire l'immagine 3D del prodotto che l'utente si può girare intanto che guarda il pre-roll, per esempio per un'auto, può essere una cosa da fare. Può essere inserire un form, esattamente come quello di prima del Fitbit, per cui sì, ok, guardo i tuoi 30 secondi di pre-roll, ma nel frattempo partecipo a un qualcosa che mi può garantire un premio, mi può garantire una ricompensa. Può essere uno molto interessante, su cui io spingo molto, è quello che noi chiamiamo skip, che è un gioco di parole tra skip con la I e keep con due E, quindi mantenere, che è un pre-roll skippabile apparentemente normalissimo. Al limite, volendo, si può personalizzare il pulsante di skip, ma non è neanche necessario. Però quando io clicco skip, subito prima di chiudersi, mi mostra per un paio di secondi, due o tre secondi, un'immagine finale, un pack shot, dove c'è il prodotto, c'è il brand, insomma ci posso mettere quello che voglio, ma qualcosa che richiami fortemente il prodotto. E perché? Perché questo può essere utile soprattutto per quelle campagne, sono tante nel mondo dei cosmetici, nel mondo della moda, nel mondo delle automobili, in cui nei primi 5-10 secondi in realtà lo spot sta costruendo un'atmosfera, un mood, un mondo emozionale, ma non mi sta dicendo cos'è il prodotto. L'esempio che io faccio sempre quando parlo di questa roba sono i profumi. Cioè, se io guardo una pubblicità di un profumo e la interrompo a metà, non è neanche detto che io sappia se stavamo parlando di un profumo, di un vestito o di uno champagne. Probabilmente lo si scopre solo alla fine. Esatto, sì. Che profumo è lo si scopre solo alla fine, ma spesso non è neanche subito chiaro. Adesso me ne ricordo una, non mi ricordo purtroppo chi era il... qual era il profumo, ma me ne ricordo una molto affascinante dal punto di vista iconografico, sembrava una cosa quasi di certi film di fantascienza degli anni 90 con una festa super cyber in un sotterraneo, eccetera, però dopo 25 secondi io non avevo ancora capito che era un profumo, bellissima, me la ricordo ancora oggi. Ecco, in questi casi, se io faccio skip e viene fuori scritto profumo tal dei tali, ecco, la memorabilità del brand aumenta. Ora, io adesso questa cosa la dico io e voi potete dirmi, vabbè, ma tu chi sei, cosa ne sai? Questa cosa è dimostrata da, ovviamente, analisi di brand lift successive, per cui tra mandare il pre-roll così com'è e mandare il pre-roll con lo skip, sempre, la quantità di utenti che aveva conservato memoria di essere stato esposto a quella campagna era decisamente più alta. Questi però sono solo alcuni degli esempi, perché ancora una volta, e poi la smetto di blaterare, il Creative Studio, di cui io non vi sto facendo vedere una demo perché sarebbe noiosissimo in un webinar, ma vi invito a contattarci perché saremo più che felici di venire a farvelo vedere di persona, a farvelo provare di persona. Dicevo, nel Creative Studio trovate una serie di template che noi abbiamo già individuato come efficaci, ma soprattutto trovate la possibilità di avere una tela bianca. Esattamente come quando fate una presentazione in PowerPoint, potete usare il template con gli elementi già pronti, ma se vi serve una cosa particolare, benissimo, tela bianca, e si può fare praticamente tutto quello che è tecnicamente ammissibile, ovviamente. Ora direi che se non c'è, cioè, sicuramente ce l'avete accanto il telefono, se volete provare a scansionare il QR code, vi rimandiamo il formato, tanto siamo tutti second screeners, quindi esatto. Insomma, ce l'avete sicuramente lì.
Scusate, mi ero messo in muto per evitare l'eco, ma non c'è audio sulla presentazione. Insomma. Ok. Bene. Bene. Io spero che abbiate avuto modo di scansionare il QR code, se no non esitate a dircelo nella tab della chat. Certo, è sicuramente un mock-up, però è giusto per darvi un'idea di come funziona anche del sito dedicato per l'appunto che poi ne viene fuori. E soprattutto la cosa che vi invito a fare è farci delle domande nella tab delle domande, appunto, scriveteci le vostre domande, vi lasciamo un paio di minuti per pensarci, magari. Allora, intanto c'è una prima domanda che è arrivata prima, che è appunto chi fa il mini sito di atterraggio. Allora, di nuovo, esistono due possibilità principali che sono lo realizziamo noi, ovviamente sulla base di asset creativi e specifiche che arrivano dal cliente. Beh, noi continuiamo a non essere un'agenzia creativa nel vero senso del termine, ma tutto ciò che riguarda assemblarlo, ottimizzarlo, lo possiamo fare noi, o meglio, nel senso che meglio perché è più utile e più divertente anche, lo potete fare direttamente voi con il Creative Studio. Eventualmente si può anche far atterrare il QR code su un sito già esistente, onestamente lo sconsigliamo per il discorso che faceva prima Giada, cioè dobbiamo tenere conto che per quanto quell'utente abbia deciso di interagire con lo spot che ha visto in TV, è un utente che sta guardando la TV e che magari sta guardando una serie su una piattaforma on demand, per cui non ha 3 minuti di break pubblicitario come su certe televisioni generaliste, no? Per cui devo dargli il più possibile un'esperienza seamless, direbbero quelli che parlano bene, un'esperienza che vada via liscia, soprattutto veloce. Scan, informazione che cercavo, azione che volevo fare, punto. Allora, un'altra domanda, la landing può essere già una pagina shop da cui acquistare il prodotto? Sì. Sì, assolutamente, appunto si può costruire una landing page ad hoc che contenga lo shop, o ecco, questo è forse uno dei pochi casi in cui non è del tutto sbagliato atterrare su una pagina già esistente, nel senso che se io riesco ad atterrare su una pagina e-commerce dove non devo fare altro che schiacciare compra e pagare e mi arriva il prodotto, sì, ha assolutamente molto senso. Anche qui, attenzione, nel momento in cui si sceglie una cosa del genere, a cercare di rendere il più possibile indolore l'esperienza. Cioè, se io atterro su una pagina shop, però per comprare questo prodotto devi essere registrato, vai a registrarti, una volta che ti sei registrato non torni indietro alla pagina del prodotto ma ti ritrovi sulla home, ecco, no, in questo caso ho perso un cliente, almeno opinione personale. Se dopo che ho aperto l'account non riesco più a ritrovare il prodotto per cui ero finito lì, mi passa la voglia. Certo, magari non ricordi neanche precisamente il nome, diventa complicato, dovresti andare a navigare sul sito per andare a ritrovarlo, Questo dimostra che siamo due persone che capita di comprare roba senza sapere esattamente perché e che cosa hanno comprato. In effetti. Ok, poi allora, su quali piattaforme può essere mandato l'interactive multiscreen? Anche qui, come dicevamo prima, il limite è semplicemente che siano piattaforme video. Perché appunto di fondo è un video MP4 la parte che la piattaforma deve ricevere.
chiaro, devono essere piattaforme che accettano la pubblicità video, quindi la principale limitazione. Perché è un video MP4? Proprio per questo, cioè ci sono, già nel mercato italiano siamo abbastanza fortunati perché sono meno diffusi che in Francia o in Belgio, per esempio, quelli che chiamano i set-top box, per cui gli scatolotti che ti vende il gestore di telefonia, tipo il, come si chiama, TeamVision, mi sembra. Queste cose qua sono un po' meno diffuse che in Francia, da noi, però comunque ogni produttore di televisioni ha il suo sistema diverso, le sue app, le app per i televisori Samsung sono diverse da quelle per i televisori LG, e anche tutta la parte di erogazione pubblicitaria ha specifiche diverse. Ci sono alcune piattaforme che si appoggiano per avere pubblicità tramite programmatica The Trade Desk, altre che sappiamo, grande annuncio di pochi mesi fa, si appoggiano a Xandr. C'è un'enorme frammentazione, per cui abbiamo pensato, ok, l'MP4 è tendenzialmente la cosa più facile da accettare o da riconvertire per tutti. Una volta che ho l'MP4, lo riesco a utilizzare su tutte le piattaforme, compreso, come dicevamo prima, la televisione lineare, per esempio, perché non c'è davvero una ragione per cui l'interactive multiscreen non possa andare su Rete 4 al sabato pomeriggio, salvo il fatto che probabilmente lo spettatore medio di Rete 4 al sabato pomeriggio non sa cos'è un QR code. Ma tolto questo dettaglio, volendo, è un formato che può girare anche durante Domenica In. È un formato che può girare, e lo dicevamo prima, nel mondo del digital out of home, quindi sullo schermo della metropolitana tra un treno e l'altro, sullo schermo dell'aeroporto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il concetto è questo, mentre, questo lo aggiungo io anche se non me lo avete chiesto, per quanto riguarda la parte dei pre-roll arricchiti, ecco, qui è un po' più complicato, nel senso che a seconda del formato possiamo vedere limitazioni su alcuni provider e su altri no. Spesso YouTube ovviamente mette delle limitazioni, però in generale la maggior parte di questi formati è pensata per essere il più possibile trasversale nel mondo delle piattaforme digitali, e ci sono comunque formati, penso a quelli con il modello 3D che gira o col carosello eccetera, che possono eventualmente essere anche qui trasformati in della sorta di video standalone in cui, ok, si perde un po' l'interazione ma l'esperienza rimane, e a quel punto possono andare più o meno ovunque. Ci sono delle altre domande? Dai, non siate timidi. Non fate sempre i timidoni, su. O le timidone, scusatemi. Vabbè, niente, siamo stati... esaustivi. Siamo stati troppo bravi e troppo esaustivi. Bene, allora io spero che questa cosa vi sia risultata, questa presentazione vi sia risultata interessante. Spero che siamo davvero stati troppo chiari, troppo esaustivi, e per quello non avete domande, non perché vi siete addormentati per la noia. E qui trovate tutti i nostri contatti, quindi scriveteci, come vi dicevo, siamo assolutamente felici di venire a mostrarvi tutti questi formati, soprattutto il Creative Studio di persona, e niente, a presto, grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao.